Ciao a tutti ragazzi, io sono Artifex e benvenuti nella Hardcore 1.7.2. Ma sì, quello era, non era inerente. Allora, finalmente siamo di nuovo qui nella Hardcore, dopo aver preso un bello spavento per chi avesse letto nella pagina Facebook di aver cancellato i salvataggi della Hardcore perché ho installato Windows 8.1. E invece non l'avevo fortunatamente cancellati, erano salvati nella partizione Windows.old. Quindi proprio porco cane, mi sono distrutto una vita. Cioè, in una serata, così. E stavo per morire perché pensavo di rifare di nuovo tutto da capo. Comunque, siamo finalmente nella 1.7.2. Nello scorso episodio, avevo. Oh, che cos'è? Una cosa. Una cosa chiamata montagna. Allora, intanto sono raffreddato, volevo dire questo. Non lo so. Fino a 2 minuti fa non ero raffreddato, adesso mi cola il naso. Questa è una cosa positiva. Vuol dire che sono umano. Altro a questo, nello scorso episodio, che non mi ricordo tanto bene che cosa avevo fatto. Ah sì, avevo completato là sotto la trappola e avevo detto che facevo la stalla. Allora, io, inconsapevolmente di non star registrando così, mi è presa la passione, ho cominciato a prendere legno e ho fatto una forma piuttosto bella della prossima stalla che farò. E anche perché in tanti me l'avete chiesto, ho detto mettete i cavalli, metti, anche se sono da solo, mettete i cavalli dentro una stalla perché sennò ti uccido la famiglia. E quindi ho incominciato a prendere tantissimo legno. Nel frattempo sono cresciuti miliardi di alberi, tipo quello è una cosa fantastica. Cioè guardate proprio, non taglierò mai quell'albero. E nel frattempo non lo so se ho preso anche il legno d'abete. E sinceramente non so neanche se sono caduti i sapling. E sinceramente mi sto incominciando a preoccupare. Comunque, finalmente siamo nella 1.7.2, come ho detto prima. E devo dire che sono piuttosto soddisfatto di non aver girato il mondo. Perché nei prossimi episodi lo voglio girare tutto, tutto e trovare i biomi più strani mai creati. E lo farò insieme. Oh, mi è cresciuto un albero davanti. E lo farò insieme a voi. Inoltre sono a casa da solo, quindi posso urlare quanto voglio. Una figata pazzesca. Allora, questa era la forma della stalla, originariamente, che continuerà. Allora, innanzitutto saranno in pratica divise in 6 celle, anzi in 5 celle. È un sistema che ho adottato, cioè più che sistema, ho adottato questa forma da una stalla vista su Google Immagini della Chicco. Della Chicco, ripeto a dire, per chi non ancora non avesse capito bene. Oh, un creeper. Una mucca. Ho preso questa forma quindi da una cosa della Chicco. Sì, mi ritengo piuttosto soddisfatto. Devo dire che la Chicco fa bei modelli di stalle per cavalli. E inoltre è bellissimo là sotto che compaiono finalmente tipo gli achievement come speravo che succedesse. E inoltre nello scorso episodio ho preso tipo troppissimissimissimissimissimissimissimo legno, che non è stato un episodio ma è stato off camera. E ho preso 28 di questi, più tutti quelli che sono lì, più abeti, ho piantato alberi, ho preso un botto di mele, che mi serviranno contro l'Ender Dragon e via dicendo. E sono piuttosto soddisfatto di essere in questo mondo. In tutti i sensi. Comunque, avevo intenzione di svolgere un orario settimanale dei video. E come ben sapete, le scuole già sono iniziate da un bel pezzo. E adesso incominciano anche interrogazioni, compiti in classe. Già mi sono fatto piuttosto tante interrogazioni. Qualcuna di italiano, qualcuna di informatica e via dicendo. Non vi sto qui a spiegare tutte le materie che ho. Ho poco tempo per registrare, anzi, ne ho pochissimo. Un po' di tempo lo vorrei passare anche per me, tipo un po' al LOL, così va, per rilassarmi. E quindi non sempre registro Minecraft. Poi, soprattutto, io ho il computer in salotto. Comunque, questa cosa tipo che il cielo sembra buio, una cosa del genere, un po' distruttivo per gli occhi. E comunque, stavo dicendo, oltre a non avere il computer nel salotto e quindi non essere agevolato da questo fatto che posso registrare quando voglio, ma posso registrare solo quando o non ci sono i miei, oppure, non lo so, i miei fratelli non ci sono, quindi non c'è casino a casa, mia mamma al limite è in cucina, così. Io posso registrare in quel momento.
E oltretutto non ho abbastanza tempo, come ho detto prima. E oltre a questo, cerco di registrare sempre il tempo libero. Quel poco tempo libero che trovo, tipo oggi, lo sfrutto al massimo e tipo recco più episodi che posso. E mi sembra che lo scorso sabato tipo ho registrato cose di 5 episodi, che poi tipo li ho caricati durante la settimana. Forse è stato un sabato fa, perché la scorsa settimana ci sono stati pochi video, ci sono stati solo l'hardcore, il trailer e la cosa con Brent, quindi pochi. E tipo, inoltre l'altro giorno tipo io e Brent ci siamo sentiti. Lui doveva andare a studiare. Doveva andare a studiare. Di solito chi tipo incontra me, tipo, io sono una specie di calamita. Tipo, chi mi cerca di evitare, anzi, no, evitare. Chi cerca tipo di scappare da me, è una cosa strana, ma si avvicina sempre di più a me. E tipo, Brent doveva andare a studiare, tipo, oh, facciamoci una partita a LOL, e tipo siamo stati così, 1 ora e 2 ore così, su Skype, a parlare del più e del meno della vita, dei culi, delle tette. Che cazzo sta succedendo nella mia vita? Sto diventando raffreddato tutto di un tratto. E vabbè, ho preso piuttosto tanto legno. E direi di continuare la mia stalletta. Inoltre, è uscito il vetro colorato. E siccome per la mia super stalla ho bisogno del vetro colorato, andrò a cuocere subito tanta sabbia. Tanta, tanta sabbia. A me piace tantissimo il vetro colorato arancione, quindi lo sfrutterò al massimo. Inoltre è bellissima la texture questa qua della betulla, ormai che l'hanno cambiata di sopra. E tutte le altre. E inoltre voglio trovare subito una savana, voglio subito quel legno, voglio quel legno di acacia subito che è grigio ed arancione all'interno. Voi sapete che sono un grande amante dell'arancione, quindi lo stuprerò quell'arancione. Allora, sabbia, sabbia. Non ho abbastanza sabbia. Quanto legno ho di betulla? LOL. Ne ho abbastanza. Andiamo a prendere. Allora, facciamo una cosa. Facciamoci una pala. E andiamo a prendere un po' di sabbia. Un po' In questo episodio volevo completare la stalla. Ma non so se ne avrò tempo. Quindi, forse prima di tutto completerò la stalla veramente. Allora, non so se mi basterà tutto questo legno. Sento gli zombie là sotto. Inoltre sono livello 25. Potevo andare a vedere come stava andando lassù. Piantiamo di nuovo gli alberi che poi ci servono. Questo qua dovrebbe essere il Darkwood. Perché è strano. È molto scuro. Ok. Mamma mia, quanti sapling. Oh mamma. Oh, perfetto. Vai. Vai. Stiamo facendo una foresta. Una vera e propria foresta davanti a casa comunque. Questo mi piace. E la prossima volta che andremo a esplorare verso quella parte, che è l'unica parte penso che ci rimane da esplorare. Perché verso la giungla da quella parte l'abbiamo tipo esplorata, non proprio, però l'abbiamo esplorata. Allora, potrei fare direttamente l'interno, oppure potrei farvi vedere semplicemente il progettino della stalla, che è quello che farò in questo momento. Allora, vado in questo mondo. In questo mondo, per chi non lo sapesse, tipo, dirigo tutte le mie strutture, tutto quello che posso. E questa è la stalla. Io l'ho fatta un po' più piccola di quella che è in questo momento. Perché cavalli tanto ne userò moltissimi. E soprattutto perché più piccola è più bella. Sì, ci siamo capiti. Cioè, più che altro più lunga è, più bella è la stalla, intendo. Però non lo so se al limite poi la vorrò allungare, la allungherò. Lo so che sto parlando tutto a doppi sensi e non posso farci niente. Allora, qua all'interno devo fare uno strato sopra, tranne questa parte, ok, tutta di legno scuro, che devo andare a prendere, porco cane, speriamo che ho sapling a casa. E poi, vabbè, metto questi qua, li metto subito. Il pavimento lo farò tutto di stone brick e ghiaia all'interno. Sì, dai, andiamo a costruire. No, 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 mi sono dimenticato una cosa. Poi rientro di nuovo. Allora, quindi poi lo alzo così, lo alzo di 2, ok, basta. Mi serve il legno scuro. Speriamo che ho qualche sapling a casa. Qua ho il legno scuro, ma non ho semi di diabete.
Ecco, non mi veniva il nome prima. Abete. Dovrò ricordarmi questo nome. Abete. Allora, sperando. Sperando che ho qualche sibling. Sennò devo andare veramente in colonia per andarlo a prendere. Ciao. Diamante. No, no, Diamante è troppo brutto come nome. Mamma mia, sono indeciso ancora. È perché. E ancora non sono andato al Nether, soprattutto. Ma questo l'ho fatto apposta. E molti mi hanno insultato. Perché non sono andato al Nether. Non ci andrò mai. Devo vedere là sotto come va la farm di zombie. Così, tanto per. Ok, mi avete anche detto di togliere la piattaforma. E l'ho tolta. Così adesso i mob spawneranno direttamente dentro. Inoltre là dietro ho lasciato una torcia, così da qua passa tipo la luce. Ora l'unico problema è che li devo uccidere io gli zombie. Per farmi dare l'esperienza. A meno che non mi vedo il video di Surreal Power, dove fa tipo un millesimo di secondo, tipo la lava brucia gli zombie. Gli zombie rimangono con pochissima vita e io li posso uccidere. E quello è il. Dovremmo fare, cioè dovrei fare. Io parlo sempre in plurale perché ci sono due me in ascolto. È una minchiata che ho detto, sì. E andiamo a cercare allora l'abete. Visto che siamo qui. Allora, l'abete si trova verso quella parte. Mamma mia, che albero. Pazzesco. Anche quello è grande. Andiamo. Io non capisco perché sono raffreddato tipo 13 mesi l'anno. Sono sempre raffreddato. Non può succedere sempre a me. È contro le leggi della natura. Forse da quella parte ci sono andato, però non mi sono proprio diretto da quella parte, ma da quella parte sono sicuro che ci sono andato. Sono pacifico. Cerco di non uccidere nessuno. Voglio solo un po' di sibling e basta. Ora mi arrampicherò sopra una montagna e vi farò vedere tipo le tecniche degli alpinisti. Magari una montagna, ha detto. Sta già facendo tramonto di nuovo, stai scherzando? Are you kidding me? Ok. Va bene. Ho failato, sì. Tranquilli. Sono cose che capitano a tutti. Cerchiamo di distruggerlo tutto quest'albero, mi secca se arriva fino alla sopra. Oh, bene. Però dai, ridammi il mio pezzo. Ridammi il mio pezzo e potrei diventare piuttosto nervoso. Ci siamo riallontanati di nuovo. Oddio. Andiamo di nuovo a casa. Dormiamo, ritorniamo. Cioè, ma è impressione mia, già in questo episodio ho dormito due volte. Il giorno dura un po' di meno del previsto. Che cosa c'è qui? Una caverna. Andremo a esplorare di nuovo. Cioè, più che altro andremo a esplorare e basta. Oh, mamma mia. Oddio, che frizzata. Frizzata assurda. Cosa c'è qui? Tutto pieno di crateri questa mappa. Vorrei dormire nella stalla perché è un po' più vicina. Però ormai, mentre ci siamo. E qui metterò la torcia del mio stabilimento. Basta, è finita. Cavolo, sono morto! Perché? Perché per ogni cosa devo infartare? È piuttosto notte. Sto cercando di sopravvivere il più lungo possibile nell'hardcore, quindi GG, non morirò oggi, questo è sicuro. Inoltre fra due episodi, per chi non lo sapesse, rilascerò la mappa dell'hardcore. Almeno così se faccio casini, prima o poi tanto lo farò a qualcuno. Già avrò un salvataggio della mappa, quindi lo potrò ricontinuare. Ok, andiamo a prendere il nostro bellissimo seme di betulla, se ce l'hanno dato. Così poi li ripiantiamo davanti a casa e ci facciamo anche una foresta di te ti lascerò stare. Ho visto un creeper. Invece era un albero. Oddio, la pelle d'oca mi è venuta. Cioè, io su queste cose non scherzo. Io avevo visto gli occhi. Più che altro non so se ho visto gli occhi di un creeper o cosa. Però ho visto tipo una cosa verde che si avvicinava e tipo ho infartato. Mi sono venuti i brividi. Maledette carote, io le odio le carote, non vedo l'ora che cresce il grano. E le patate, vabbè, stessa cosa. Andiamo a prendere il nostro super sapling. E andiamo a prendere un pochino più di legno. Perché adesso ci servirà benissimo.
Inoltre penso che la stalla non la finirò in questo episodio, molto probabilmente perché mi mancano 6 minuti, anzi 5 minuti adesso. Quindi probabilmente la finirò in 2 episodi. E qui inizia un'altra caverna. Lol. Ciao, ciao, 2 scheletri. Qui c'è la landa desolata delle pecore. Quindi se prima o poi mi servirà lana, e mi servirà. Non lo so perché ho detto e mi servirà, ma mi servirà sicuro perché io utilizzo tutto quello che mi capita a tiro. Quindi lo utilizzerò sicuro. Dai, ma sono un sapling, ma albero tirchio. Ho un'armatura in ferro e non ho paura di usarla. Oh, bello. Sono belli gli alberi piccoli. Devo andare a prendere anche il super coso. Il super vetro. Vabbè, non il vetro. Comunque, sto aspettando ancora che quelli della Mojang facciano un vulcano. Voglio un vulcano assolutamente. Voglio un Etna. Voglio un Etna su Minecraft. E poi ci faccio un'entrata nel vulcano, un ponte, e poi rifarò la stessa scena del Signore degli Anelli nell'hardcore e mi butterò, infine. Infine mi butterò quando tutto sarà finito. Boh, io continuo ormai da questa parte un altro pochino per vedere se tipo ci sono shank nuovi. Per vedere se il sole splende. Ho detto una minchiata però vabbè. Ho paura. Ho paura di quello che è successo. La mia esistenza è finita in questo momento. Sono morto? No, ancora no. Cioè, l'avete visto anche voi? L'avete visto anche voi? L'ho chiamata? Il Super Chunk Reset? No, non è quello. È quello! Ho i brividi. Due sono le cose. Ma qui è proprio tipo scavato fino a livello 0? No, fino a qua. Beh, perfetto. Ciò ci salverà la vita se ci dovremmo buttare in modo rischioso. Il mio desiderio è stato realizzato. Trovare nel primo episodio della 1.7 della Hardcore una savana che non era neanche calcolata nell'episodio. Grazie a Dio, esistete voi. Alberi magnifici. Con la texture grigia e l'interno arancione. E questo laghetto di che cazzo sei? Perché? Perché c'è un laghetto così? Ah, io amo la savana. Sto piangendo in questo momento, mi stanno uscendo le lacrime. E ho un riflesso incondizionato del raffreddore, quindi non mi sto emozionando sul serio. Però, Gesù, che sono belli questi alberi! Ringrazio i creatori di Minecraft per avermi fatto questo regalo. Per me è. Preferisco che nessuno mi faccia il regalo del 18esimo, ma grazie di aver aggiunto questi alberi. Ma è quasi quasi. Ci sto facendo seriamente un pensierino per piantarli davanti casa oppure utilizzare direttamente questo legno per fare tipo la cosa apposta dell'abete. Quindi in questo momento sto decidendo sulla mia. Oddio, questa erbetta. Veramente, una cosa stupenda. Finalmente. Finalmente un legno che veramente mi piace. Ah, non ho parole per descrivere il mio sentimento in questa. Voglio un sapling, bel cavolo! No, qua c'è un coso. Voglio un sapling, subito. Boh, continuiamo da ormai da quella parte e poi aspetto. Ma c'è stato un super chunk reset comunque, eh? Fortunatamente è stato anche piuttosto lontano da casa, ma avrei sicuramente distrutto il gioco se fosse accaduto qualche cosa. Bellissima la savana. Per me, grazie agli alberi che sono stati aggiunti, è uno dei biomi più belli di tutti. Mi piacerebbe trovare anche un canyon, però non esageriamo al primo episodio, che vuoi. Devo dire che è anche piuttosto grande, quindi boh, prima che schiatto da qualche parte. Nella realtà tipo un infarto vedendo questi alberi arancioni e grigi. Ritorno a casa e mi raccolgo le patate perché io voglio le patate. E soprattutto spera che siano caduti dei sapling. Lo spero per te. Io venererò in questo momento i sapling dell'acacia wood. Sapling? Sapling? Stai scherzando? Stai scherzando sul serio, no, aspetta. Qualche cosa non quadra. Io ho distrutto 3 alberi. E nessuno di questi 3 alberi mi ha droppato un sapling. Sto seriamente incominciando a dubitare che veramente si siano dimenticati di far scendere i sapling dall'acacia wood.
Speriamo che sia stata una coincidenza che non ho trovato io. Perché tutto questo capita a me? Va bene. Mi posso buttare da lì oppure c'è il rischio che muoio? Ma io ci provo. No, non muoio. Era tipo spunta qualche cosa. E mi spiaccico per terra. Comunque, siamo arrivati anche a 20 minuti. Io adesso raccoglierò. Scherzavo, non raccoglierò niente perché lascia di ferro mi si è distrutta. Volevo dire, raccoglierò un altro po' di materiali. Posso raccogliere ancora un altro albero comunque. Quindi raccoglierò un altro albero di abete. Li piazzerò davanti a casa. Mi rifarò un po' di legno. E ci vediamo nel prossimo episodio domani. Mi raccomando, domani non perdetevi il 24esimo episodio della Hardcore, dove finirò la stalla. Magari se mi ricordo da dove era casa, così non rischio di distruggermi la vita una seconda volta dopo aver perso i salvataggi di Minecraft. Quasi, oddio, tutte queste buche. Siamo arrivati, quindi vabbè, noi ci vediamo nel prossimo episodio. E ciao ciao!